Io spero di capire ora qualche minuto. Wally Payne, abbiamo un mail. Potete scrivermi se mi sentite. Io intanto posso intanto un po' ad aprire. Mi è andato allegramente a quel paese e io non ho dimenticato. Vorrei capire almeno se ho messo lo spinoff dell'uscita delle cuffie bene e quindi mi sentite. Almeno quello. Riesco a vedere cioè, non so proprio se effettivamente sto parlando così a voi. Non so
qualcuno mi sta seguendo. Aspetta che sono mai qui. Oh, ecco, forse ho capito come. Sì, era l'uscita sbagliata. uscita dal parlante, cuffie. Wow, che cos'è? No. Cavolo, mi sono messo il ritorno nelle cuffie. Cazzarola. Porca vacca. Aggiornamenti, novità regia. No, io voglio le cose base, aiuto. Presentazione della regia, impostazioni audio di aumento. Mannà. No, devo. Allora, devo togliermi il fatto che io mi sento nelle mie stesse cuffie. Dove devo andare? Perché mi metto a fare le cose che non so? Perché? Abbiate pazienza, ma io qua devo capire. Se qualcuno sa, per favore, nei commenti. Allora, condivisione schermo, no. Chat, e va bene così. Cameraman, centro di controllo. Cioè, sto registrando una live di merda, va benissimo. Sei spettatore, cacchio, ragazzi, mi dispiace, io non so come fare per levare il cavolo, io non sento nulla, sta laggando, non so se. Allora, cerchiamo di capire un attimo una cosa. Cameraman, centro di controllo di nuovo. Io ci provo e ci disattiva microfono. Fotocamera non rilevate perché regola l'utilizzo della larghezza di banda e impostazioni predefinite. Io sento bene, quindi ok. Il fatto è questo. Allora, il microfono Realtek va benissimo. L'audio io non devo sentire niente, per cui. Ah, ho capito. Ho capito, avevo il mio audio anche su YouTube. Niente, scusate. Perfetto, come non detto. Possiamo partire quindi. Madonna. Ok, che avevo messo nella finestra di YouTube, avevo messo ciao Annalisa Ferrari. Avevo messo praticamente il video, io sentivo il video come un cretino. Va bene, se ci siamo già in quanti? Adesso in 6, boh, non lo so. Comunque, salva. Ok, perfetto. Cinque spettatori. Dunque, cominciamo. Allora, principalmente lo scopo di questa live era sostanzialmente quello di raccontarvi un po' la mia esperienza qui, quindi niente di trascendentale, non è una sorta di corso, di workshop, cioè di una live per vedere come disegno e farvi vedere come disegno, era più che altro per farsi una chiacchierata. Ora io.
Allora, siamo in 6, volevo recuperare un secondo, se aspettate ancora un pochettino, lo so che sto diventando noioso, ma mi ero preso una sorta di scalettina, per cui vado un attimo sulla mia mail e arrivo subito. E niente, sostanzialmente quello che vorrei raccontarvi, allora, e come mi trovo qui a Dublino, come trovo l'Irlanda, insomma, un pochino di chiacchiere da bar, ecco. Ok, ghiaccio l'ottimer.it, perfetto. Fatemi solo recuperare questa cosa, perfetto. E sono subito da voi. Allora. Chiudo anche un po' di roba che magari non mi serve. Mai, non salvare mai nella vita. Ok. Lo so, purtroppo veramente vi chiedo scusa perché allora ho finito, staccato da lavoro, sono venuto qui a casa in fretta e in furia e diciamo che non ho fatto bene i conti con la mia dimestichezza di YouTube e di roba che non ho mai fatto prima d'ora, quindi ecco. Di questo vi chiedo scusa. Ok, quasi fatto. 20 secondi e sono da voi. Praticamente, ok. Dunque, in ritardo, ma si comincia. Ciao Carcar, ciao Francesca De Luca. Ok. Allora, ciao a tutti quelli che stanno seguendo, chiaramente io cercherò di proseguire. Ciao Letizia, anche a te, perfetto, ci siamo un po' tutte le persone che mi aspettavo sostanzialmente. Ok, allora. Parte. Allora, intanto nel frattempo voi se avete domande e curiosità fatele pure nei commenti, io cercherò di alternare il disegno a quello che insomma, a quello che vedo. Ok. Dunque, partiamo subito. Allora, come l'Irlanda? Beh, l'Irlanda devo dire che la trovo. Avevo dei luoghi comuni sull'Irlanda, tipo che facesse molto freddo sostanzialmente, che fosse un posto abbastanza, come dire, freddo sia climaticamente che magari. Lo fosse anche dal punto di vista delle persone. E invece devo dire che mi sono trovato felicemente spiazzato da questa cosa perché non è così per molti aspetti. Innanzitutto l'aspetto climatico non è così traumatico come lo è stato, cioè come lo immaginavo sostanzialmente. Quindi devo dire che su questo punto di vista mi sono ritrovato felicemente sorpreso. E poi, sostanzialmente, anche quello umano, quello dal punto di vista umano, devo dire che anche lì gli irlandesi sono. Mi ricorda un pochino, venendo io dalla Calabria, avendo poi vissuto a Roma, avendo vissuto in Abruzzo, insomma, ho fatto un po' di esperienze con le varie regioni d'Italia, sostanzialmente. Devo dire che trovo gli irlandesi un po' vicini a quello che è il nostro centro-sud. Quindi di conseguenza molto ospitali, sostanzialmente gente molto calorosa dal punto di vista empatico, sono molto, molto vicini a quello che noi conosciamo attraverso appunto delle particolari regioni che abbiamo anche in Italia. Quindi sì. Devo dire che non, da questo punto di vista mi sono trovato molto molto bene. Poi sostanzialmente, anche climaticamente, come dicevo, non è per niente un posto freddo, non è per niente un posto, tra virgolette, inospitale, se come si potrebbe considerare un posto nordico. Devo dire che anche da quel punto di vista sono molto vicini. È un eterno, se dovessi definirlo in maniera. Un
merito della Guinness che rende tutto e tutti più caldi. Sì, effettivamente, anche quella. Ti dico, la mattina quando vado al lavoro ci sono sempre, fisso, tassativo, quando arrivo a un particolare semaforo, dei camion della Guinness, che, di quelli con il container dietro, che partono e penso vadano a rifornire i vari pub di Dublino. Ma è come se fosse proprio un appuntamento fisso, cioè vai, arrivi a un semaforo a una certa ora e te li ritrovi che ti passano davanti. Nel frattempo io sto disegnando veramente roba casissimo, quindi non è appunto, come dicevo, una live fatta tanto per il disegno. Penso che porterò avanti mi era venuta un'idea mentre stavo al lavoro, penso che porterò avanti quella, un personaggino con una sorta di sidekick sostanzialmente, qua piccolino. Adesso sto facendo la super bozza. E quindi niente, dicevo che mi trovo molto bene a livello di paese, si sta bene, non è per niente... sei già andata a visitare la Guinness Store House? Sai che ci abito vicino e ci lavoro ancora più vicino, ma lì non ci sono stato. Sono entrato al Jameson, che praticamente sta alla Jameson Store House, che sta nella piazza chiamata Smithfield, che ha sede Brown Bag, essenzialmente. Quindi alla Guinness Store House non ci sono ancora andato, no, effettivamente. Cosa stavo dicendo? Sì, allora, quindi l'Irlanda tutto sommato mi piace molto, come posto lo trovo abbastanza accogliente, devo dire che non è come me lo immaginavo io, quindi molto molto alla mano, le persone, l'ambiente. Poi, te la consiglio molto, sull'ultimo piano c'è un bar con vetrata a 360 gradi, una vista di Dublino fantastica, no, non una pinta gratis. No, ma parecchie persone, sia che sono qui, sia che comunque sono venute in visita, me l'hanno detto, me l'hanno consigliata. Sai cosa? Più che altro io adesso stiamo facendo con alcuni amici che lavoriamo qui insieme. Dov'è il navigatore qua? Stiamo facendo dei giri fuori Dublino, quindi stiamo andando a vedere appunto un po' di posti che sono fuori. Siamo stati in una città di portuale che si chiama Hoth, che è una sorta di cittadina di pescatori sull'oceano sostanzialmente. Quindi siamo andati lì, siamo andati a mangiare una zuppa di pesce fantastica. Io che sono calabrese ho mangiato del pesce veramente ottimo e non me l'aspettavo. Quindi un altro punto a favore, ecco, di Dublino e dell'Irlanda. E, tra l'altro che pennello sto usando? Non so neanche i pennelli. Cioè qui, questo è il computer della mia ragazza, quindi lo uso adesso per la prima volta, perché come dicevo prima, appena ho cercato di connettermi il mio computer ha deciso bene di iniziare a fare degli aggiornamenti, quindi niente, gli diamo un'aria da stupidone a questo qui. Non sono andato lì e, come ti dicevo, siamo andati in questa cittadina di pescatori, poi siamo stati a Dunleary, che è sempre una città sul porto. Yak Salak, ciao Carmine, amore mio. Chi è? Non conosco questo nick, chi è? Oddio. A Bray ci siete già stati? No, neanche a Bray. Andremo sostanzialmente, siamo stati a Tara, lì è un posto veramente bellissimo, uno dei posti più antichi dell'Irlanda, dove c'è la pietra che si dice sostenga appunto la stessa Irlanda. E dobbiamo scoprirla ancora un po' tutta. Poi siamo stati a un festival celtico con annessi un po' di eventi e quindi niente, abbiamo affittato un bed and breakfast eravamo 8 persone forse, una cosa del genere, e quindi siamo stati lì. Mi faccio pure un po' di panzetta, non lo so, ero partito con un'idea ma mi sa che la evolvo mentre faccio. Ok. E quindi cerchiamo poco poco di visitare un po' tutto. Sì, ma Carmine, sei diventato Absolver. Cioè? Cos'è sta roba? Dio, io poi già non mi ricordo un altro po' i nomi e i cognomi. Dai, dimmi chi è Yak Salsak, perché non lo so. Son of Cheat. Ciao Carmine, sono un tuo fan storico. Ti ricordi quella volta in cui ci siamo sbronzati e poi hai chiamato la polizia e ti hanno arrestato? Ma
vabbè. Come no, certo, me la ricordo. I trollantes arrivano qui adesso. Perfetto. No, allora, non fatemi ridere, se no prendo il filo del discorso e la live va a quel paese. Comunque, cosa stavo dicendo? Ecco, detto questo, l'Irlanda la trovo molto molto bella, soprattutto la trovo un paese che merita la pena vivere in questo periodo, perché qui adesso c'è una sorta di boom economico da qualche anno, in quanto alcune delle più grandi multinazionali come Google, buonasera Emanuele Pace, come Google, come Amazon, Amazon che tra l'altro fai una fatica boia a farti spedire i pacchi qui a Dublino, in Irlanda in generale, poi non so perché c'hanno la sede praticamente. Comunque, dicevo, è un bel periodo per vivere a Dublino e soprattutto per inserirsi negli studi di animazione di videogiochi che ci sono nel territorio. Scusate, che bei giri che ti fai, manca un sacco l'Irlanda, un altro posto è Kilkenny, c'è un castello splendido. Sì, Kilkenny tra l'altro è un posto che visiterò molto presto insieme a, come cavolo si chiama? A Galway e le Cliff, che sarebbero le famose scogliere. Melissa, ciao! Dunque, fatemi di nuovo recuperare un po' il filo del discorso. Dunque, sostanzialmente cosa stavo dicendo? Sì, l'Irlanda mi piace molto e volevo anche parlarvi, ovviamente, volevo dividere un po' per tappe le cose, quindi se vedo delle domande, se leggo qualcosa che mi chiedete, andrò su quelle, altrimenti vorrei parlare anche di come mi trovo qui a lavorare, insomma, di tutte le cose che mi stanno capitando. Ok. Abbozziamo. No, aspetta, ho sbagliato. Non ho più. Ok, brown bag. Sì, ma ho disegni o leggi i commenti? Lo so, è la mia primissima esperienza. Non ho mai fatto live, non ho mai fatto. Avevo giusto caricato un paio di video su YouTube. Quindi. Ma poi sai cosa? Penso che ci sia un po' di lag, perché io quando è che vedo il monitor, vedo che vado avanti io a parlare, ma in realtà il disegno è un po' più indietro di dove sono io realmente. Quindi adesso faccio praticamente una serie di clean up incredibili, cioè uno sull'altro, proprio come se non ci fosse un domani. E hai accarezzato la pelata di Glenn, Madonna che figata! Sì. Sono io, Carmen, ci conosciamo bene, abbiamo lavorato assieme, abbiamo combattuto una grande battaglia, ti ho fatto un sacco di foto. Non lo so. Non lo so, va bene. Dunque, di Glenn purtroppo non posso parlare, ma vabbè, quello che ho postato è quello che è successo. Sostanzialmente stiamo lavorando io ad altri colleghi, tra cui la mia ragazza anche, ad uno show. E Glenn Keane era qui anche per un talk, sapete, lui adesso sta collaborando con Google su quella penna con la quale puoi disegnare anche in 3D, penso si chiami Tilt, qualcosa del genere. E quindi lui era qui a Dublino per questo talk e la Disney gli ha sostanzialmente detto, insomma, non so com'è andata realmente, comunque è passato da noi a vedere lo stato del lavoro di alcune cose, tra cui anche lo show a cui sto lavorando io. Ed è stata una sorpresa perché non era prevista, non è stata brown bag a chiamarlo sostanzialmente, quindi di conseguenza è stata una figata averlo, cioè poterselo trovare in studio, cioè è stato detto giusto il giorno prima. Ah, ma sei lasi tipo. Ho capito, allora, perfetto. Un collega, perfetto. E quindi ce lo siamo ritrovati in studio e appunto il nostro art director gli ha mostrato le tappe di lavorazione nel quale siamo adesso. Lui ha molto apprezzato il modo in cui stiamo lavorando e insomma una cosa che fa veramente veramente piacere.
Brown bag, passiamo alle cose di cui posso parlare. Ah, non sei l'asi, sei Pietro, allora. Cane che vola, sì, ok. Ok, forse ho capito chi sei. Comunque, non mi deconcentrate, sennò qua perdo la bussola. Quindi questo, Brown Bag è una società molto in crescita ultimamente, anche perché recentemente, mi sembra un paio d'anni fa, no, l'anno e mezzo fa, si è associata, si è fusa con Nine Story, e la Nine Story è una grossa casa di produzione per quanto riguarda serie TV e spettacoli televisivi. E quindi, avendo questa fusione, sono entrati degli introiti, poi vabbè, già comunque da anni Brown Bag collabora come si chiama? Con Disney, con Amazon, con Nickelodeon, quindi comunque già da molto molto tempo Brown Bag ha grossi clienti, ecco. E ultimamente però, proprio in Irlanda, come dicevo prima, a seguito di questo boom, stanno entrando moltissime, anche forse un po' a causa della Brexit, che ha fatto spostare alcune realtà inglesi in territorio più agevoli fiscalmente, come l'Irlanda, e quindi di conseguenza ecco che Brown Bag sta diventando una roba molto molto interessante. Ci sono dei progetti di cui non posso dire nulla, per le quali stiamo facendo i test, che se andranno in porto ci sarà da ridere, perché sono delle cose veramente fighissime. L'ambiente di lavoro è molto molto bello. Ah sì, l'origine del nome. Sì, l'origine del nome, c'è una leggenda del perché si chiama Brown Bag. Sostanzialmente si chiama Brown Bag perché i due fondatori, almeno questo è quello che ci è stato raccontato in una serata, i due fondatori, che erano poveri in canna prima di fondare appunto la società, hanno sostanzialmente chiesto un prestito alla banca per cominciare a muovere i primi passi. E gli sembrava una buona idea presentarsi alla banca con un certo, come dire, con un certo piglio, nel senso non proprio da barboni, e quindi di conseguenza si sono presentati al colloquio con una 24 ore, appunto, una brown bag. E poi io non so, non ho capito bene, ci sono varie versioni sul fatto che abbiano ottenuto quel finanziamento oppure che quello sia andato male e poi successivamente, non lo so adesso con... Fatto sta che il nome viene principalmente da questo fatto qui, almeno stando a quanto ho appreso io in un paio di serate. Ecco. Questo lo alzo un po' più. Quindi questo. Il nome deriva da questa storia qui, da quello che so. Poi, gli show dei quali posso parlare sostanzialmente, che potreste conoscere, sono Doc McStuffins, che da noi in Italia è conosciuto come Dottoressa Peluche. Oddio, aspetta, fammi fare una cosa, fammi anche salvare. Poi c'è questo show di nome Vampirina, metto sul desktop, senza titolo, metto live, che è appunto basato su una serie di libri, se non sbaglio, di un'autrice, un autore francese, e parlano appunto di questa ragazzina, famiglia di vampiri sostanzialmente, che si sposta dalla Transilvania, vanno a vivere in America, e di conseguenza tratta un po' il tema dell'integrazione e di tutte le tematiche legate al processo appunto di conoscenza tra bambini, di integrazione, come ho detto prima, e tematiche molto molto attuali, quindi.
Poi ci sono Butterbean, che è uno show che ha come protagonista delle fatine che hanno una sorta di, penso, tavola calda, non so, una cosa del genere. Poi cos'altro c'è? Abbiamo Stinky and Dirty, che parla di una sorta di Cars come tipologia, perché i protagonisti sono delle vetture, dei carri attrezzi, tutta una serie di veicoli. Poi cos'altro abbiamo? Lo show a cui lavoro io. Tra l'altro non so manco se posso dire il nome, perché comunque da qualche parte su internet ho visto che sono stati fatti dei post, anche se con del materiale molto molto vecchio legato alla pre-produzione, però io per stare sul sicuro non vi dico nulla. Ah sì, esatto, quello delle vetture sta su Amazon, sì, anche perché poi Brown Bag sta cercando un po' di... Per esempio, Vampirina sarà su Disney Channel. Non so se posso dirlo, ma comunque il nostro. E quindi niente. È un'ottima azienda per quello che è la mia esperienza finora. Abbiamo tre edifici sostanzialmente che si dividono poi tre parti di edificio, ovviamente, non è che abbiamo i grattacieli adesso. Però abbiamo tre parti di un complesso di edifici, sostanzialmente, che si trovano appunto in questo Smithfield Market, che è un posto che è stato rinnovato perché prima era sede del mercato, chiamiamolo rionale, di Dublino 7. Ciao Carmine, ciao Edoardo. E quindi niente, questo Brown Bag sostanzialmente, come dicevo, è un posto nella quale mi piace molto molto lavorare perché i progetti sono belli, le persone vengono un po' da tutto il mondo, hanno fatto le più disparate esperienze e alcuni hanno lavorato, alcuni sono dei pezzi grossi di animazione, magari sono in gioco da una ventina d'anni, hanno lavorato in Disney, hanno lavorato in DreamWorks, cioè comunque sono veramente, veramente, sono delle personalità. E una cosa importante è che loro tengono alla tua formazione, tengono al fatto che tu possa farti dei corsi, quindi noi siamo una sorta di, siamo un po', non so come dire, affiliati o comunque abbiamo un ottimo rapporto con Skillnet Animation, che sostanzialmente è una... Come posso dire, una società che si occupa di organizzare workshop. Per esempio, l'altra volta c'è stato Carl Nass, che è uno dei massimi esperti di anatomia a livello internazionale ed ha collaborato sostanzialmente a rendere più umani i movimenti di Moana, all'interno di Moana. E poi ci sono state Simon Rogers, che ha lavorato con la Pixar e sostanzialmente ha lavorato a Kung Fu Panda, ha lavorato a ora non mi ricordo esattamente. Comunque, niente, ti fanno fare questa formazione, te la pagano loro vediamo qua se hai qualcosa riguardo ai modalità 3D, se assumono 3D artist oppure se conosci qualche 3D artist come si è trovato lì. Io sono arrivato a Brown Bag proprio grazie a un mio ex collega di Roma, che tra l'altro forse hai conosciuto anche tu, Salvatore Fiore, lui 3D modeler. Perché mi ha raccomandato, quando io ho mandato la mia candidatura, perché qui ha una cosa che forse magari non sapete, qui le raccomandazioni sono del tutto legittime, nel senso che non si parla di raccomandati come per dire il cugino, lo zio, il fratello, qua si parla di raccomandare persone che tu magari sai essere valide, che potrebbero servire all'azienda. E gli togli lavoro all'HR, cioè alle risorse umane, di conseguenza loro ti pagano anche per raccomandare le persone. Io infatti ne ho raccomandate un paio che sono state assunte e proprio l'altro giorno ho preso i soldi per la prima persona che avevo assunto, che avevo assunto, senti qua, che avevo raccomandato e che poi è stata appunto assunta.
Quindi non so se adesso ci sono le posizioni aperte per quanto riguarda il 3D, dovrei controllare il sito. Comunque sì, in generale cercano 3D artist perché gran parte degli show, compreso anche quello che faccio io, che è un po' a metà tra il 3D e il 2D, gran parte degli show sono comunque in 3D e quindi di conseguenza cercano modellatori. Comunque dicevo, ti pagano le raccomandazioni, sostanzialmente. Perché tu appunto gli stai facendo un servizio se gli raccomandi persone valide, ovviamente. Tanto comunque c'è tutta l'altra fila di test, non è che la raccomandi e la assumono, devono fare il test, devono poi appunto fare il colloquio, quindi è un passo preventivo che tu gli fai fare, nel senso che gli dici: guarda, io conosco questa persona, ci ho lavorato insieme, oppure non ci ho lavorato insieme, ma la conosco e so che lavora bene, e quindi loro, una volta che gli fanno il test e che l'assumono, poi ti danno dei soldi, sostanzialmente. E poi, cos'altro? Cos'altro? Animatori 2D Junior. ragazzi, sostanzialmente. Certo, potete anche fare application speculativa perché comunque sono sempre alla ricerca. Magari adesso, come adesso, non è aperta una posizione, ma a fine anno, inizio anno prossimo, inizio anno fiscale prossimo, potrebbero partire dei progetti per cui magari tu sei nel database e sostanzialmente poi vieni richiamato qualora la posizione si apre. Però ecco, non posso fare l'ufficio recruiting in questa live adesso. Cos'altro? Avevo promesso di parlare sostanzialmente, perché figo tutto, però si lavora tra una cosa e l'altra. Tra un. Vabbè, va, mi fermo un altri 2 secondi su un po' di cose che mi hanno emozionato quando sono venuto qui. Allora, innanzitutto ti pagano ogni 27 del mese. Tassativo, ti pagano. Tu vieni qui, ti fai praticamente la trafila per farti il PPS number, che sarebbe una sorta di codice fiscale appunto irlandese. Una volta che ti sei fatto il PPS number, loro ti chiamano, anzi, manco sei tu che devi andare, loro chiamano in studio una persona di Bank of Ireland, che sarebbe la banca con la quale siamo, penso, convenzionati, e ti fanno aprire il conto, ecco. Fanno aprire il conto con Bank of Ireland. E che cosa succede? Succede che una volta che tu ti sei aperto appunto questo conto, loro il 27 del mese, tassativo come la morte, ti pagano e il giorno prima c'è il Pizza Day dove. Sostanzialmente non lo so, si festeggia il fatto che ti pagano. Quindi pizza per tutti. Madonna quanto è grosso sto pennello. Dovrò fare 3.000 passaggi perché sto usando i pennelli veramente grossi. Purtroppo ho un deficit nel parlare, disegnare, guardare la live, i commenti. Quindi c'è il Pizza Day, poi ci sono vari eventi come l'evento di Natale. Se per caso una produzione, per esempio, l'altra volta Doc McStuffin è entrata nella sua quarta stagione o quinta, non so, comunque una cosa del genere, si è fatto la festa. Sono molto festaioli, da questo punto di vista, sono più festaioli di noi. Poi qua ci sono tipo i bank holiday, che sono i giorni in cui gli uffici e le robe rimangono chiusi, ed anche questa è una buona cosa. Boh, un po' di tenerezza in questa immagine per contrastare il brutto. Ciao Carmina, ma la domanda importante è: la pizza è buona? La pizza gratis è buona per forza? Esatto, Irene che lavora pure lei da noi. ciao pure Greta. Oh, che vi devo dire a me? Io lo so, bannatemi dall'Italia, scomunicatemi, ma io al mio primo Pizza Day ho provato la pizza con l'ananas e se tu mentre la mangi non la chiami pizza è una cosa buona, che ti devo dire? Sarà che è gratis, sarà che comunque non è sto sfacelo.
Allora, innanzitutto devo rimpicciolire un po' questo bambinetto, troppo grande. A me piace, quindi prendete le dovute, che ne so, precauzioni, se vengo in Italia non incontratemi, ma a me la pizza con l'ananas piace, me la prendo anche adesso che non è gratis. Pago pure, pensate un po', pago pure per la pizza con l'ananas. Ok, quindi stavo dicendo, Pizza Day, voilà, sera qui. Ti pagano la formazione, ogni tanto escono le email che poi vanno a ruba, perché esce l'email che magari offrono un paio di ticket, cioè un paio, qualche cosa in più per delle anteprime, tipo l'altra volta siamo riusciti io e Gloria ad andarci a vedere Annabelle. Alla premiere, quindi con tutto il party annesso, insomma, c'è molta attenzione ai dipendenti, ecco, se questo, cioè, hanno i loro incentivi. il mio fidanzato Terrone ti stimo per la cosa della non pizza. Ma certo, sì. A parte che comunque qui a Dublino ci stanno un paio di pizzerie italiane, gestite da italiane, fatte da italiani, che sono buone e nella mia esperienza ho mangiato pizze più schifose in Italia che non qui. Ma aspetta, che la voglio fare una cosa intelligente e restringo un po' questo e me lo anche allungo. Ecco qua. Applica, ok. Ho mangiato delle pizze più schifose in Italia, se vi devo dire la verità. Cioè, sarà perché comunque alla fine i gestori di questa roba qui sono italiani, quindi di conseguenza non è che, cioè, se la sai fare, la sai fare in Irlanda, come la sai fare ovunque. E a costo, magari, che ne so, ti fai venire appunto degli ingredienti fighi, ti fai venire della roba per farla buona. Comunque, stiamo parlando troppo della pizza. Oh, la live è un po' Cruz featuring il viaggio della. Ah, sì, esatto, sì, vabbè, più o meno l'idea era quella, sostanzialmente. Quindi, la pizza qui ne ho assaggiate di peggiori in Italia. Stavo parlando di brown bag. Dopo un secondino, 2 secondi poco di disegnare perché devo fare mente locale. Comunque, c'è molta cura per il dipendente. Ogni anno c'è la review nella quale tu verso i tuoi colleghi, i colleghi verso di te si chiacchiera di come ci si trova insieme, i project manager e gli art director ti fanno una traccia di come secondo loro sei andato sostanzialmente e di cosa puoi migliorare, ti vengono fatte delle domande su come ti senti nei riguardi della società, se tutto ti torna, se funziona, se vorresti cambiare qualcosa. E quindi c'è la review. Ovviamente, magari una cosa ancora più strana è che in sede poi di prima del colloquio ti fanno la salary expectation, cioè ti chiedono quanto tu ti aspetteresti di prendere. Quindi già quando in sede di telefonata mi chiesero sta roba, gli ho detto che ne so io, non lo so il costo della vita lì. Quindi gli ho detto un po' fate voi. Molto molto allegramente gli ho detto guarda, io non lo so quanto mi costerebbe vivere lì, per cui non ti saprei rispondere bene. E mi hanno fatto loro un'offerta, io poi ho chiesto dopo l'offerta in giro a, appunto, i colleghi che già avevano vissuto qui o che ci lavoravano, e era molto buona. E poi durante come si chiama, la review, c'è anche la sala di review, appunto, dove ti chiedono se quello che percepisci attualmente ti va bene, se comunque. Nel frattempo è arrivata Gloria, che ti apro. Eccola qua. Nel Ciao frattempo, ragazzi! tanto non c'è il video, c'è solo lo schermo. E quindi di conseguenza Ciao, ciao poi. mamma, sono in live, ciao! Di conseguenza ti fanno appunto questa review in cui ti chiedono se tutto quanto ti torna, se vorresti un aumento, perché lo vorresti, sostanzialmente non è che elargiscono soldi a profusione, però ecco, c'è questa attenzione verso chi lavora da loro sostanzialmente. Poi, a
altri fattori interessanti sono che qui non importa il fatto che sei uno junior, un senior, oppure non guardano l'esperienza, ma abbiamo diversi committee nel quali puoi entrare, cioè dei comitati, per esempio quello del 2D, c'è il comitato sportivo, c'è il comitato per charity, per le opzioni di beneficenza, sono vari comitati e tu dal primo giorno sostanzialmente puoi chiedere di farne parte, puoi dire la tua e puoi affacciarti a quello che è un po' il funzionamento delle cose in brown bag. Quindi di conseguenza non è che tu qui devi fare una sorta di gavetta infinita per poter dire la tua. E poi, oltre a questo, c'è la possibilità appunto di dire la tua anche in fase di lavoro. Per esempio, io, come anche altri miei colleghi, anche se entrati da pochissimo tempo, magari ti presenti un'idea, una bozza su delle cose che ti hanno chiesto e dici, guarda, secondo me potrebbe funzionare questa cosa qui. E se la cosa effettivamente funziona, la inseriscono, la prendono in considerazione, quindi cioè, non c'è una sorta di nonnismo per la quale o hai appunto esperienza a pacchi, oppure no, non puoi dire niente. Sono molto molto aperti verso il mondo delle richieste, dell'interfacciarsi, appunto. Non è un circolo chiuso nel quale, oh, oddio, sei qui da una settimana, ma chi sei, chi ti conosce, per cui non puoi esprimerti. No, stacchio, non mi piace per niente. Sono molto aperti, ecco, su questo punto di vista. Poi certo, ovviamente dipenderà anche dalla qualità delle cose che hai tu da dire, perché se dici scemenze ti ascoltano per partito preso. Però quello che mi piace di Brown Bag in generale della mentalità che hanno qui è appunto l'apertura nei confronti dei pareri altrui. Su molte cose, su un lato organizzativi, un po' dormono perché ho trovato un pochino di fatica nell'esprimere certe cose a livello organizzativo, ma questo ovviamente sono sfumature, no? In ogni azienda ci sono le cose che puoi fare tranquillamente alla velocità della luce, le cose che magari ci impiega un po' più tempo. Come pipeline di lavoro noi siamo divisi in persone che fanno parte della produzione, quindi dal 2D al 3D, dal 2D artist al 3D, al modeler, al rigger, al texture artist e tutti i vari ruoli sostanzialmente, che fanno capo ad un art director ed un director. Queste due figure sostanzialmente si affiancano perché una è la parte, magari la persona che ha fatto il pitch, che ha lanciato il progetto, che comunque non, per esempio, non disegna, non si mette a fare produzione di suo, ma ha più un ruolo di gestione. E poi c'è l'art director che si occupa di coordinare le cose, di fare un po' i retake sui lavori appunto delle persone che stanno in produzione. E noi per esempio abbiamo due consegne settimanali, la prima il martedì, la seconda il giovedì. E sono due consegne diverse, nel senso che una è per una società che fa determinate cose da esterno e un altro è per la società che, tra virgolette, ci produce lo show. E quindi tu hai dei task in base a queste due consegne. E la gestione dei task avviene tramite un software che si chiama Shotgun, nella quale ti vengono assegnate appunto degli obiettivi, delle cose da raggiungere, da consegnare sostanzialmente, poi c'è la revisione da parte dell'art director che appunto una volta che tu fai, ad esempio, per molte cose adesso non si va spediti, nel senso, questo è il mio lavoro,
mettietelo e buonanotte, ma si fa una sorta di prima bozza che viene appunto vista dall'art director e magari ti vengono assegnate delle note. Poi c'è una seconda revisione, insomma ce ne possono essere due, tre, oppure non essercene nessuna se il lavoro va benissimo di suo. Comunque si lavora in questo modo. Poi ho fatto la super manona, mi piace. E quindi si lavora a step, chiaramente, e questi step sono subiscono appunto delle fasi di revisione, per cui non è che si fa direttamente il lavoro senza passare da nessun retake o robe del genere. E sostanzialmente quello di cui mi occupo io qui in Brown Bag è la gestione come 2D designer di personaggi del main cast o anche comunque di alcuni secondari e di alcuni anche degli environment, per cui ho questa doppia valenza di ho le mani in queste due cose sostanzialmente e mi sono stupito di quanta libertà comunque una persona abbia all'interno appunto della società, come dicevo prima, anche se sei relativamente nuovo. Capita di portarti il lavoro a casa, il lavoro lo svolgi tutto in studio negli orari di lavoro? No, assolutamente, il lavoro a casa non se ne porta, loro incoraggiano anche il fatto di non portarti il lavoro a casa, perché il tempo che tu hai libero deve rimanerti libero, perché il giorno dopo devi andare fresco, quindi casomai ti allunghi un po' più in ufficio se una consegna è molto importante o urgente, di conseguenza magari arrivano le sei e che non ce l'hai fatta, perché qui facciamo dalle 9:30-10 fino alle 6. Per cui ecco, lavoro a casa no, piuttosto ti allunghi, ma anche se a me in quasi 10 mesi non è mai capitato di portarmene e ne mi è stato chiesto. E poi oddio, avevo perso il filo del discorso. Sostanzialmente quello sì di cui mi occupo è questo, quindi character, environment, è capitato anche props e sono però tutti passaggi di produzione, nel senso che qui non abbiamo una vera e propria fase di visual development, non è una favola, dice, sì, infatti non abbiamo una vera e propria fase di visual development, per cui non c'è uno studio eccessivo prima di partire nella produzione. Siamo abbastanza, non dico cotti e mangiati perché sarebbe brutto, ma siamo molto tecnici, ecco, siamo molto spediti. Non ci soffermiamo purtroppo, certe volte, per fortuna altre, moltissimo sui concept e sul disegno figo, ecco, facciamo tutto in maniera che possa funzionare, ed è questa forse una delle più grandi differenze che trovo tra questo studio in cui ho lavorato e gli altri. Oddio, ho sempre lavorato in maniera senza gingilli, senza perdermi, però mi concedevo molti più concept, molto più lavoro di ingegno / creatività. Adesso l'ho messo, ma l'ho messo praticamente in cose che poi effettivamente servivano. Per esempio negli environment ci sono degli edifici in cui si svolgono determinate azioni e lì ho fatto un po' di concept, per esempio, o come nei personaggi l'ho fatto veramente nelle prime fasi, poi siamo andati sempre via via sempre più spediti. Allora, io questa linea me la tengo, giusto la testa del ragazzino, la devo un attimo riprendere. Quindi, Brown Bag, esperienza molto, molto, molto positiva, anche perché, come dicevo prima, si lavora, ma si sta in un ambiente soprattutto salutare. Poi
Ecco, quello che dicevo prima del fatto che non importa quanto sei nuovo, dopo circa un mese che due che stavo qui, sono entrato in un committee, faccio parte di un paio di committee, sono entrato in un committee che si chiama sostanzialmente Great Place to Work, che si occupa di rendere l'ambiente di lavoro il più gradevole possibile. E fa parte di un'iniziativa a cui aderiscono molte grandi società. Quindi si riuniscono queste, noi siamo tipo 10 persone, abbiamo fatto una, come si chiama? Un quiz, una survey, non mi ricordo come si dice. Ah sì, il questionario. Abbiamo fatto questo questionario e abbiamo visto che c'erano alcuni dati che le persone che lavorano a Brown Bag volevano che si migliorassero e abbiamo lavorato anche affinché questo possa succedere. Però, come dicevo prima, non l'hanno fatto, non hanno preso, chiesto delle persone specifiche, hanno chiesto chi volesse far parte di questo committee. E io mi sono proposto e ne faccio parte. La stessa per il committee 2D, la stessa per quello 3D. Insomma, ogni committee è scelto da persone che si propongono e sostanzialmente si rendono disponibili con il loro tempo, magari i meeting cercano di farli chiaramente nelle pause pranzo, cercano di farli non a stretto contatto con l'orario lavorativo. Però, tutto sommato, c'è una predisposizione a raccogliere pareri sostanzialmente nei vari ambiti che attraversano la società, quindi non è una società verticale e non è una società nella quale ci vuole una gavetta eccessiva per poter contare qualcosa. Basta che tu sai fare il tuo lavoro e le idee che proponi siano effettivamente tangibili e è quello. Edoardo, pensi di rimanere a lungo? Ti manca casa a volte? Ti capita spesso di tornare in Italia? Allora, una cosa per volta. Pensi di rimanere a lungo? Penso di rimanere fin quanto mi vogliono, nel senso. Lungo, non lo so, lungo può essere un altro paio d'anni, può essere 3, 5, non lo so. Sinceramente, dovendo guardare ai progetti che stiamo facendo adesso e a quelli che verranno sicuramente fra qualche tempo, sì, voglio farmeli almeno. Quindi se riesco almeno un altro anno sicuro, barra due, quello sì. Poi si vedrà. Ti manca casa? Sì, che quello penso che manchi a chiunque fuori. Anche quando stavo dall'Abruzzo sono andato a Roma o dalla Calabria, sono andato poi in Piemonte quando ero piccolo. Cioè, ti mancano sempre delle cose a cui sei legato. Io forse ho la fortuna che, avendo vissuto in varie parti, non rimango molto, molto, non sono rimasto moltissimissimo affezionato a qualcosa di specifico. Mi mancano un po' tante cose, una di qua, una di là, quindi di conseguenza ti capita spesso di tornare in Italia? Fino adesso siamo tornati, io e Gloria, una volta sola, ad aprile, da quando siamo qui. No, Sì, e no, quando siamo andati? due Io... volte. Una sei volta anche ai tuoi, una sei andata Ah, a è me. vero. No, No, è sempre eh quella. no, è sempre la stessa Ah, volta. È la ok. stessa volta che siamo andati prima dai miei e poi dai tuoi. Quindi no, siamo tornati una volta sola in 10 mesi quasi. Anche perché qui dovete pensare una cosa, è che noi consideriamo l'Italia come casa nostra, ma vista da fuori è un paese turistico, una meta molto ambita per, che ti posso dire, le vacanze e per il clima anche. E quindi di conseguenza ci sono dei periodi nella quale i voli costano un boato. Normalmente durante l'anno, che cosa sto facendo? Durante l'anno ci sono dei periodi in cui i biglietti costano appunto una quarantina, 30, 40, €50, to andata, cioè con 100 euro, €200 due persone fai andata e ritorno. Ma ci sono invece dei periodi come quello estivo e quello natalizio in cui andare in Italia ti può costare per due persone pure €400. Per cui, quindi
quindi niente, sono veramente dei prezzi allucinanti. E quindi questo. Poi altre cose. Devo dire che da quando sono qui sto imparando tantissimo, perché appunto hanno un approccio molto molto diverso al lavoro rispetto a noi, e con punti, come dicevo prima, molto positivi e punti un pochino... Scusate che non ho fatto tipo il lazzo per fare sta roba, ma non ci stavo pensando. Faccio un po' alla bella e meglio, tanto poi la linea la cancello. Quindi niente, hanno un'attitudine molto tranquilla su molti fattori. Come dicevo appunto prima, non è rarissimo avere del lavoro da portare avanti molto dopo, così come è raro portartelo a casa o come angosciarsi per il lavoro. Ecco, forse una cosa che qui non hanno è l'angoscia nei confronti di quello che fanno al lavoro. Non che se ne freghino, ma tu quello che devi fare il tuo lo fai nelle tue 8 ore o 7, non so quante sono, e poi niente, quando tu stacchi hai staccato, anche perché non hanno, essendo anche una società abbastanza grande, siamo tipo in 300, una cosa del genere, tra Manchester e Dublino, essendo una società molto grande non ci sono delle responsabilità individuali fortissime, per cui se una cosa magari, ecco, mi è capitato per esempio qualche settimana fa che ho fatto sostanzialmente, ho migliorato un lavoro che mi è arrivato tra le mani, ecco, quindi ho migliorato un passaggio che mi era arrivato e così l'art director tranquillamente mi ha detto: oh, fichissimo, bravo che te ne sei accorto, e sa che può contare sulle persone che ha, che non sta nella cacca talvolta magari dovesse per le troppe cose da fare, perché ne ha veramente tante. Il nostro art director gestisce, noi abbiamo a questo progetto a cui lavoriamo, ci lavoriamo noi, ci lavorano altri due o tre studi sparsi per il mondo, e quindi certe volte è talmente oberato di lavoro che può capitare, può succedere che gli scappi qualcosa, anche se è raro. Però ecco, non è la fine del mondo, se una cosa non riesci a consegnarla, il più delle volte, magari la consegna è alle 4:30 del martedì, per esempio, o alle 2:30 del martedì e alle 4:30 del giovedì, ci si viene incontro, nel senso che se proprio non ci sei riuscito perché ne avevi troppe di cose da fare, si consegna la mattina dopo, oppure si cerca di aggiustare il calendario in modo che non sia così proibitivo. E questa è una cosa che trovo fantastica, perché comunque uno ovviamente cerca sempre di non stare lì a marciarci su sta cosa, per cui se ti arrivano se sai che devi consegnare una roba, cerchi di fare il 100% per consegnarla. Però da una parte sai anche che sei, tra virgolette, tranquillo, nella malaugurata ipotesi non dovessi riuscire a fare tutto. E poi, adesso che si avvicina Halloween, sono tutti in preda halloweenosa, perché qui è molto sentito, addirittura penso che il 31 si venga a lavoro vestiti, maschera chi vuole ovviamente, c'è il contest interno, quindi... c'è questo tipo di clima qui che è misto tra sì il lavoro, però anche il ogni tanto prendiamoci una pausa, cerchiamo di prenderlo sul serio ma non da farci venire una malattia, cosa che invece in alcune realtà che ho lavorato, in cui, nella quale ho lavorato, era presente. Più che altro, anche se non presente direttamente, era presente in come si comportavano le persone in studio. Quindi magari anche se nessuno ti dice effettivamente: ah, oh, sei una merda, così, quella,
Però, sai, anche il venire a lavoro con un certo piglio influisce su quello che poi tu fai. E quindi questo. Sono contento di questa roba qui. Ovviamente, aspetti negativi, devo dire che ce ne sono pochi. In società quasi nessuno, se non a volte, magari, come dicevo prima, questa poca attitudine all'essere, come dico, responsivi, intuitivi subito. Molte cose hanno bisogno di qualche passaggio in più per mettersi in moto, però tutto sommato va benissimo così. Per quanto riguarda invece la pipeline, dunque, una volta effettuate le consegne, poi mentre si fanno gli altri task, c'è il responso da parte di studi che collaborano con noi e di cliente. Quindi il task non è finito una volta che tu hai consegnato, ma è finito se dopo la consegna il responso da parte del cliente è ok, procedete, oppure no, aspetta, ci piacerebbe vedere più opzioni di sta roba, oppure lo vorremmo così e vorremmo così. Quindi ci sono molti step intermedi. Mi sta già venendo voglia di applicare. Fallo, perché comunque, come dicevo prima, a qualcun altro, se non sono aperti adesso il ruolo specifico, sicuramente puoi fare speculativa. Ed entrare nel database vuol dire che comunque se il tuo portfolio vale, va. Ah, a proposito, mi hai anche fatto venire in mente una cosa. Vorrei anche parlare brevissimamente della mia esperienza per quanto riguarda i portfolio, anche perché l'avevo accennato su Facebook. Il portfolio perfetto, partiamo dal presupposto che non esiste. Il portfolio perfetto ce l'hai se la persona che lo sta guardando sta cercando effettivamente quello che tu hai da mostrare. Quindi questo è praticamente quello che la mia esperienza mi ha insegnato, sia avendo io fatto colloqui quando stavo a Interactive Project, sia avendo fatto colloqui dalla parte del valutatore, e sia avendole fatte poi in diverse società. Ho passato tipo l'estate del 2015 a mandare application e ho fatto tipo 7-8 test di società sparse per il mondo. Ho rischiato di andarmene in Kuwait, perché mi avevano sostanzialmente preso, volevano fare i documenti per un progetto di animazione. Ci ho pensato 2 o 3 volte prima di dire di sì, perché, oddio, sarebbe stata un'esperienza troppo fuori da quello che conosco, quindi non lo so come mi sarei potuto trovare. Comunque, dicevo, portfolio perfetto non esiste, ma esiste il fatto che voi sto portfolio lo facciate e lo mandiate. Perché finché uno temporeggia, il tuo portfolio non lo vede nessuno. Una volta che ti decidi a mandarlo, entra nei database, viene visto una svista, una cosa, un'altra. Del portfolio lo fa l'attinenza a cui state mandando, che può essere attinenza stilistica, ma soprattutto attinenza di flow lavorativo, cioè di come effettivamente gestite quelle cose che avete mostrato e di quanto quel modo di gestire è simile alla società a cui state chiedendo, a cui state facendo l'application. Quindi, sostanzialmente, il portfolio è nient'altro che il tuo modo di far vedere alla società a cui stai mandando l'application come lavoreresti se verresti assunto. Quindi tu dentro ci devi mettere praticamente una cosa il quanto più professionale possibile. Il bel disegno e il virtuosismo lascia il tempo che trova, perché è capace che per quel progetto, come dicevo io all'inizio, anche in Brown Bag qui, non ci sia il tempo di fare le cose rifinite, di fare le cose con 3.000 passaggi, oppure pittorico al massimo, ma è capace che ci sia necessità di persone che sappiano lavorare in modo tecnico, in modo funzionale. E quindi niente.
Ah, aspettate che leggo un secondo. Più avanti proverò anche io l'application, però non mi sa che sono troppo inesperta. Eh no, è proprio quello il fatto. Che tu sei inesperta lo sai tu, ma non lo sanno le persone che ti giudicheranno e non sai per quale motivo ti giudicheranno, se ti giudicheranno per l'aspetto tecnico o per l'aspetto visivo. Quindi sì, è vero che bisogna prepararsi bene per mandare il portfolio, non dico che bisogna mandarlo anche se il primo a non crederci sei tu, ma d'altra parte non bisogna neanche aspettare appunto di raggiungere un ipotetico livello che potrebbe non arrivare mai, nel senso che in quanto disegnatori, bene o male, siamo tutti un po' ipercritici nei nostri confronti. E quindi è capace che passano gli anni e tu sto portfolio non lo mandi da nessuna parte, nessuno ti vede. Ed è un peccato perché molte persone che io conosco tramite Facebook, ovviamente, hanno tutto il potenziale per poter lavorare in una società come quella in cui lavoro io, ma semplicemente cincischiano, perdono tempo a fare cose che magari non li porteranno da nessuna parte, come, che ne so, ora non vi medesimate in queste parole, però per esempio molte persone che vedo su Facebook magari sono anni che le vedo fare fan art, hanno una mano molto molto buona, però con le fan art non vai da nessuna parte. A chi le presenti? Cioè, non ti fanno curriculum, non ti fanno niente. Quindi di conseguenza quello che dico io è non cincischiate, non state lì ad aspettare o a fare cose che allenano la mano ma niente di più. Vediamo un pochino, più avanti proverò anche io quanto sarebbe bello un lungometraggio di con questo genere di disegni, ma anche nei film tradizionali. Ti ringrazio. Sì, anche a me piacerebbe. Sto cercando di farmi una formazione anche molto 2D con i vari stili che sto, cioè stili, con i vari workshop a cui stiamo partecipando, grazie a Brown Bag. Grande, l'ho fatto pure io il colloquio con Interactive. Eh sì, infatti mi ricordo di te che io stavo dall'altra parte. E secondo te è meglio proporsi ad avere un portfolio generalista o proporsi in posizioni più specifiche? No. Allora, dipende. In cose come il 2D, generalist è un po' una trappola perché sei buono a tutto e a niente. Quindi io direi, consiglierei di fare un portfolio nella quale tu fai vedere e mostri tutto il processo creativo che sei in grado di affrontare. E sostanzialmente di fare un portfolio basato su una storia, su un progetto. Immagina tu che devi creare sostanzialmente, che ne so, un pitch. Ecco, io la definizione di portfolio che preferisco è quella del pitch, cioè di presentazione di lavoro, di un ipotetico lungometraggio 2D, di un ipotetico lungometraggio 3D. Quindi fare un portfolio che abbia la esatta e specifica funzionalità di far vedere. Se tu venissi assunto, che cosa faresti in quella società? Quindi non un portfolio d'arte, ma un portfolio professionale. Capisco, però penso che non tengano conto anche di un'esperienza lavorativa precedente. Io, per esempio, sono entrato qui non avendo mai lavorato nell'animazione. Io vengo dai videogiochi, che come processo creativo siamo lì, non è che c'è questo abisso solo per il 2D, cioè a meno che non fai lo storyboard artist o l'animatore vero e proprio in 2D, per i designer e per i concept artist la scaletta è quella, il portfolio bene o male è quello, io lo stesso portfolio l'ho presentato sia qui che in società di videogiochi, quindi non è questa tragedia. Però penso, quindi sì, tengono conto di un'esperienza precedente ovviamente, ma mi è capitato sia di promuovere persone che non avessero esperienza, che fossero la loro prima o massimo seconda esperienza lavorativa e sono state prese. Quindi non conta, come dicevo prima, la persona che guarda il portfolio se quello che sta guardando è quello che sta cercando. E potrebbe venire da una persona uber talentuosa come potrebbe venire da una persona, tra virgolette, alle prime armi. Cioè, l'art director, ma cosa che farei anch'io, si lascia ispirare da quello che sta guardando in quel momento e lo compara a quello che serve nello show. Quindi tu puoi avere pure 20 anni di esperienza, ma
non sei quello che stanno cercando in quel momento o in quel dato progetto, per cui non bisogna farsi prendere dalla cosa dell'oddio, non ho esperienza, non posso mandare da nessuna parte, perché che fai allora? Come fai a farti la prima esperienza se non mandi il portfolio in giro? Anche perché magari parti per una posizione, beh, esatto, Greta, che comunque lavora da Boulder Media, esatto. Bisogna sempre considerare che non è che se tu mandi un portfolio e non ti prendono è finita. Tu mandi un portfolio, ne mandi mille, e nel frattempo continui a sviluppare il tuo portfolio. Cioè, è un discorso organico, non è una cosa che fatta la prima volta e non va, basta, non vuol dire che non valgo niente, assolutamente. Perché ci sono troppe variabili in gioco, ci sono troppe variabili che potrebbero non dipendere da te e dalla tua potenzialità. Se fossi io in sede di colloquio, come dicevo prima, mi farei ispirare molto di più da quello che il portfolio mi sta trasmettendo in quel momento. Ok, ma la cosa mi blocca è che ora ho poca esperienza lavorativa, essendo uscita solo a scuola del fumetto da pochissimo. Vogliamo un esempio concreto? Gloria, la mia ragazza, ha finito la scuola, la Event Horizon, a luglio. Ad agosto abbiamo lavorato insieme sul progetto Voodoo con Brain the Box quando ci sono venuto qui, lei è venuta il mese dopo, nel frattempo che io stavo lavorando e lei stava a casa, si stava facendo il portfolio da presentare a Brown Bag e poi è entrata. Non volevo entrare nel personale, ma più di così penso sia l'esempio supremo che ti posso fare. Cioè, non è una questione di esperienza lavorativa, è una questione che se il tuo portfolio vale sia se c'hai 20 anni di esperienza che se ne hai zero. In moltissime posizioni loro ci scrivono cerchiamo gente che ha 2-3 anni, anche per il ruolo che ho io, cercavano persone con 3-4 anni di esperienza in serie TV o animazione, non ne avevo neanche una. E però l'art director che ha visionato il mio portfolio ha visto, anzi, vi dirò di più, cioè proprio veramente chiacchierata tra amici. Io avevo già mandato un'application qui 2 anni fa e mi avevano solo telefonato e non avevo neanche fatto il test. Poi l'ho rifatta su suggerimento di questo mio amico. E l'art director che poi mi ha fatto il colloquio, quando il mio amico gli ha detto ma guarda che questo ragazzo comunque aveva fatto il colloquio pure l'anno scorso, gli ha detto e perché non l'abbiamo preso? Cioè, è capace che le persone che mi hanno visionato la prima volta non gli avessi trasmesso niente, ma meno male che non mi hanno preso l'anno prima, perché sarei andato in uno show che non mi piaceva. Invece adesso qui ho avuto la fortuna di entrare dal principio in uno show strafigo. Quindi certe volte è anche un po' a come va la vita, cioè non lo puoi mai sapere. Non puoi sapere il motivo per cui non sei stata presa, così come non puoi sapere se sei o meno pronta. Anzi, proprio in virtù di questa cosa qui, non bisogna farsi pipponi mentali. Perché se no rischi di ingabbiarti tu stessa. Poi non è che ti fanno partire da un ruolo così alto che dove esatto, non so se sentite Gloria, ma dice che non è che ti devono far partire da un ruolo così alto da darti responsabilità. Considera che almeno nell'esperienza che abbiamo qui parti con le pinze, le prime settimane sono quasi di prova, provano a vedere i carichi di lavoro, se ti stanno bene, se reagisci bene, quindi non è che ti mettono in mano le chiavi del progetto e se fallisce vogliono il risarcimento da te. Lo sanno, sono loro i primi a sapere che siamo tutti diversi e che quindi le persone potrebbero reagire in maniere diverse, anche allo stesso stimolo. Per cui questo. Grazie Carmine, tra poco devo staccare, ma sei stato prezioso, grazie ai consigli. Oh, grazie a te per avermi seguito, Francesca. Grazie a tutti per i consigli, avete ragione, devo levarmi da quest'ansia lavorativa. Flip it. Carmine, hai consigli per il portfolio, risorse che dovrei vedere, portfolio altrui, conviene qualcosa? Allora,
conviene fare qualcosa di specifico al ruolo che si vuole ricoprire. Sì, ti sei risposto da solo. Conviene fare qualcosa di specifico al ruolo che si vuole ricoprire. Se vuoi mandare un'application come 2D designer, devi mandare un portfolio nel quale tu fai il lavoro di 2D designer per un ipotetico progetto. Ora la butto lì. Prendi, che ne so, Dracula di Bram Stoker. Nel portfolio ti inventi di fare un pitch per un'ipotetica serie animata di Dracula. E tu devi fare lo sviluppo da 2D designer dei personaggi principali, degli ambienti, props. E... cioè, devi praticamente fare quello che faresti, l'ho già detto prima, nella società in cui vuoi essere assunto. E l'altra era... consigli per portfolio, risorse, dove vedere portfolio altrui. Non lo so, non saprei. Avevo una volta una cartella con dei portfolio, forse magari se la ritrovo la metto tipo su Facebook, dove c'erano tipo estratti di portfolio di persone varie in giro per il web. No, che sto facendo. Però no, non c'è un particolare esempio. Un artbook va più che bene, cioè il lavoro che vedi, che ne so, Art of Moana, la roba che vedi lì dentro da 2D designer, per esempio, o da modeler, o da quello che è quella che effettivamente farebbero loro, che hanno fatto. Quindi ecco, questo è, non ci sono portfolio perfetti, come dicevo prima, o esempi perfetti. Devo chiedere se posso pubblicare il test che ho fatto per Brown Bag. Nel caso in cui posso farlo, lo condivido volentieri. Però ecco, devo chiedere l'autorizzazione. Non so se, non essendo poi il test che ho fatto, non essendo parte del progetto a cui lavoro, potrebbe essere che posso pubblicarlo, anche perché l'avevo chiesto tipo in sede di colloquio, poi me ne sono totalmente dimenticato. Però sostanzialmente quello che ho fatto è fare delle tavole di quello che mi hanno chiesto. Mi hanno chiesto di sviluppare un personaggio e il suo sidekick, chiamiamolo così, e io quello ho fatto, e poi tre ambienti sostanzialmente molto veloci. Loro mi avevano chiesto addirittura dei rough, ma io li ho fatti a colori, che mi era presa bene. Però ecco. 2D o 3D, cosa consigli di approfondire a chi sta ancora studiando? Quello purtroppo dipende tantissimo, è una cosa soggettiva. L'unico consiglio che posso darti è quello che di buttarti in quello che ti sentiresti di voler lavorare per più tempo. Cioè, fatti questa domanda. Voglio alzarmi la mattina e per 10-15 anni fare 2D, o voglio alzarmi la mattina e per 10-15 anni fare 3D? Perché alla fine, poi, entrando in un discorso professionale, non è che puoi switchare ogni due secondi. Se fai un portfolio per 2D e vieni preso, lavorerai su un progetto che può durare 2-3 anni, poi ne passerai ad un altro. Quindi magari puoi switchare tra lavoro e cose personali, ma devi fare una scelta che si basa sulla consapevolezza di fare quella roba per tanto tempo. Quindi devi sapere che se continui, cioè puoi studiarle tutte e due a livello teorico, ma ti dovrai applicare in quella che ritieni, cioè, ti faccia più piacere lavorarci molto tempo. Ci spieghi cos'è la cover letter riguardo l'application? Ottimo. Sì, se avete questo tipo di curiosità, che magari io non ci penso perché sono immerso nel discorso, chiedete. Allora, la cover letter è sostanzialmente la lettera di presentazione nella quale tu scrivi il motivo per la quale ti piacerebbe lavorare nella società in cui fai application. E quindi, di conseguenza, deve essere un modo un po' per dire, ehi, esatto, tutto quello che nel portfolio non puoi esprimere, perché chiaramente il portfolio è molto più legato alla parte tecnica, e per dire, guarda, io sono, voglio lavorare, allora io mi sembra che avessi scritto una cosa del genere, mi piacerebbe lavorare da voi perché conosco il vostro studio di animazione, i progetti che fate penso che rientrino nelle mie corde in termini di tecnica, e perché Dublino è una città in cui
cioè che mi piacerebbe vivere, conoscere sostanzialmente. Quindi è questo, la cover letter è più che altro un modo per esprimere il fatto di quanto tu ci tenga a lavorare. Per esempio, dovessi applicare alla Naughty Dog, che è tipo un mio obiettivo della vita, anche se non lo sto perseguendo, perché sto facendo tutt'altro, però dovessi applicare per loro, direi, cioè, mi avete fatto Uncharted, mi avete fatto The Last of Us, e io mi sono innamorato di quei due titoli e voglio lavorare perché sono due prodotti che a cui avrei voluto lavorare, che rappresentano moltissimo per me. Capisco, secondo te è possibile, ad esempio, non dover essere abili sia in background che proc che character, ma in uno solo? Glen Keane profuma di ammorbidente. No, è Flippit, che non so chi sia perché è un nickname. Però sì, Glen Keane non profuma di ammorbidente, profuma di Dio, non lo so. Sì. Se Dio ha un profumo, quello è il profumo di Glen. Adorano, ma che esatto. Essere imponente. Esatto, è il nonno che tutti vorremmo accanto al fuoco a Natale a raccontare storie. Allora, per tornare seri, è possibile dover... Allora, nella mia esperienza ti dico che saper fare solo una cosa o la sai fare a livelli inimmaginabili. Per esempio, sei un character artist di quelli, boh, non lo so, di quelli che lavorano tipo alla Pixar e quindi hanno un'attitudine talmente forte, ma proprio a livello di inventiva, neanche tecnica. Per esempio c'è quello di cui non mi ricordo mai il nome, coreano, Chiun qualcosa, quello di Big Hero 6. Lì hai talmente un'inventiva potente che non mi sa, non lo so se lui faccia anche background. Ma per cominciare, sicuramente per cominciare no, per cominciare devi saper fare entrambi o due o tre cose, cioè i props già sono una cosa abbastanza, non dico secondaria, però anche perché se sai fare background e sai fare environment, vuoi non saper fare una sedia, un libro, una pietra, cioè quei props sono quello, quindi sono elementi scenici o elementi di interazione con i personaggi, quindi telefonino, qualsiasi cosa. Quindi se sai fare le prime due cose, la terza dovrebbe venire un po' da sola, diciamo. E intanto qua mi sto perdendo, metto ancora un pochino più di scuri. Quindi no, devi... Ah, sono Francesca Ferri su... sì, ok. Ok, esatto, Shion Kim, esatto, lui. Quindi ecco, se... Oppure Goodridge, oppure... Chissà, Glen Keane. Se hai un'immaginazione che incanali nei personaggi talmente forte, io dico che magari sì, ti possono prendere anche se sai fare solo quelli, però io le persone che ho visto lavorare in una sola cosa sono abbastanza veterani. Cioè, nel senso, non ho mai sentito di un junior che l'hanno preso solo per fare una cosa. Sono tutte persone che hanno anni di esperienza alle spalle, che per la quale magari appunto Disney gli dice: mi servono il visual development di Moana, aiutami tu, cerca di fare le prime bozze così poi lo studio ti viene dietro. Non penso che questa cosa la possa fare un junior, assolutamente. Cioè, non è... No. Proprio no. Non credo magari lui sì, adesso li fa solo a character, però penso che abbia cominciato facendo un po' di tutto, almeno io, cioè, fatevi sta domanda, se io fossi la persona che deve assumere quel ragazzo o la ragazza che ho di fronte, cosa vorrei che sapesse fare? Cioè, considera che comunque nel momento in cui ti assume una società sta investendo su di te. Calcolate una media, che ne so, 30-40 mila euro all'anno per una persona. Tu quei soldi li vuoi spendere sapendo che quella persona, se un giorno lo metti a fare una sedia, la sa fare, oltre che a farti il personaggio strafigo. Perché magari c'è bisogno di fare una sedia e non c'è più nessuno disponibile. Io mi faccio sempre... Allora, per quanto riguarda le domande sul portfolio,
domande relative al mondo del lavoro in generale in questo ambiente, mi sono sempre fatto le domande di mettermi dalla parte di chi mi dovrebbe casomai assumere, chi dovesse assumere. E mi sono poi risposto, nel senso che una volta che tu ti chiedi, io so fare solo questo, chissà se va bene, e poi ti chiedi, sì, la persona che ho davanti mi assumere, cioè io assumerei una persona che sa fare solo una cosa, non lo so, non penso. Per quanto tempo viene considerato junior in uno studio? Quello penso dipenda da come tu procedi. È una domanda che non so adesso perché io senior, quindi non so. Però, per esempio, io voglio scalare poi a diventare lead e per quello mi hanno detto che oltre a questo progetto, magari facendo il prossimo, nella prossima review, quindi non questa di quest'anno, la prossima review, posso effettivamente chiedere. Quindi penso che se tu entri come junior e hai alle spalle 1/2 progetti, puoi chiedere di diventare senior. Anzi no, il senior è una cosa un pochino più di dettata dall'esperienza anche pregressa. Però se tu entri in uno studio da junior, senior lo diventi dopo un paio di progetti, 3, non so, dipende anche dalla portata. Magari se è un progetto che dura 3 anni ti fa più esperienza di 2 che ne sono durati 3 mesi, capito? Cioè è un po' una cosa del genere, non c'è un limite sicuro, c'è la portata delle cose a cui hai lavorato. Ma quindi tu non fai solo character? No, io faccio environment, faccio props, ho fatto texture, ho disegnato per 3 anni macchinine, le ho texturizzate, pure le ho anche modellate in low poly. Quindi faccio un po' di tutto. Attualmente faccio principalmente il main cast di questo show e gli ambienti principali, diciamo, un po' perché siamo io, altri 2 designer, più un matte painter / pure designer, e diciamo che mi sono trovato a fare, all'inizio, io sono entrato nel progetto, eravamo solo in 2, e l'altra ragazza però era junior, e di conseguenza mi sono trovato a fare, a settare un po' le cose principali dello show, perché appunto numericamente eravamo quelli. Certo, immagino dipenda da esperienza e capacità, wow, grande. E oltre al ruolo cambia, immagino, lo stipendio, certo. È uno stipendio di un junior si distacca da uno di un senior, da un lead, da un art director, sì. Poi lì, quella è la scalata, chiamiamola professionale, sostanzialmente. Io col disegno sto andando a rilento, ma comunque non era l'intento della live, nel senso non me ne vogliate se ci sto mettendo molto tempo, ma preferisco magari, ecco, rispondervi a delle domande che tanto come disegno bene o male lo conoscete, quindi non è che sto lì a fare il lezioso. E oltre a priori è meglio se si fa un po' di tutto, esatto Greta, esatto. Cioè, più sei versatile, che poi vuol dire saper fare un po' di tutto, ma saperlo fare anche allo stesso livello. Cioè, non è che per saper fare tutto ti metti a fare personaggi a bomba e poi non sai fare magari una prospettiva. Per cui, anche perché se no non ti ci mettono a farlo. Magari ti mettono la prima volta, poi vedono che non sei buono e non te lo fanno fare più. Quindi, saper fare tutto, ma saperlo fare anche con cognizione di causa. Non stare lì a volersi mettere in mezzo per forza a tutti i costi, ecco. Tra l'altro vediamo un secondo come faccio a vedere quanti spettatori ci sono, ero un po' curioso di sta roba, dove me lo dice? Vabbè, non perdo tempo a mi cincischio a fa sta roba, allargo lo schermo però. Ok, ma la scalata e i sordi, esatto. Lo stipendio cambia anche da ruolo a ruolo. Storyboard. Sì, cambia. Gli stipendi sono
sono variabili, sia dal ruolo, sia dall'esperienza, sia da altri fattori. Io ero rimasto al concetto, forse un po' arcaico, che BG designer e car designer fossero due cose parecchio separate. Dipende dalla produzione. Se la produzione ha 100 milioni di dollari e 5.000 persone che ci lavorano, metti per fare un GTA, per fare un film, è chiaro che avendo 100 milioni di dollari per fare un'unica cosa, un progetto che dura 3 anni, puoi dividere quei soldi in 1.000 persone anziché 100. Ma se sei in un... se lo show che devi fare tu ha un budget di, che ne so, 3-4 milioni, non so, adesso dico cifra a caso, e non puoi pretendere di prendere 100 persone, perché ti andrebbero via i soldi in 2 mesi. Cioè, considera comunque una cosa. Ogni persona in un ambiente normale, lavorativo, dovrebbe prendere fuori Italia, sopra, molto vicino ai 30.000 se sei alla base, e dai 30.000 in su se sei da dopo giugno, questa roba qui. Quindi tu considera 30, 40, 50.000 per persona, e una società di 200 persone immagina quanto deve guadagnare e quanto deve spendere soprattutto. Quindi non puoi permetterti di avere... magari ce le hai, che ne so, in un progetto ti capita di avere uno che fa i background e uno che fa i character, ma nell'altro, siccome sono società che fanno progetti multipli, e nell'altro no, devi saperlo fare. 15, che vuol dire 15? Siamo 15. Ce ne sono 15-16, ma... Ah, sì, gli spettatori, ok, sì, scusa. Mi ero dimenticato della domanda. Comunque dai, questo era, nel senso, sono... Ci sono molte variazioni a seconda effettivamente di esperienze, di ruoli, quindi non è... Camille, devo andare, va bene Annalisa, grazie a te, spero tu faccia un'altra live in futuro. Ma guarda, a parte il disastroso inizio, che ho perso 20 minuti a capire come funzionava le cose, sì, è divertente. Magari, ecco, aspetterò di avere qualche argomento, cioè di non dover ripetere le stesse cose di stasera, ma... Magari se mi viene in mente un tema o se ne avete uno da consigliare, sì, non vedo perché no, alla fine è una cosa che mi piace. Allora, parli di netto, 30.000 netti o lordi? Dipende, cioè nel senso, 30.000 sono alla fine quasi netti, nel senso che... Parlo di una cifra, per dirti, che può essere sui 2.500-2.600 al mese netti, quindi 33-35 lordi. Anche perché qui le tasse sono, qui e in generale un po' ovunque, sono più basse rispetto a noi, quindi la differenza tra netto o lordo non è abissale come da noi. È un po' più tranquillo. Allora, io adesso cosa faccio? Ho creato un po' questa cosa qui. Poi. Aspetto 2 secondi qualche domanda, nel frattempo mi concentro un attimino su questo ombretto qui. Mi hai fatto realizzare che devo chiedere un aumento. Bah, guarda, in realtà si dovrebbe realizzare nell'Italia intera che gli stipendi dovrebbero essere leggermente più alti, ma non per un discorso generalista, ma proprio perché tutto il mondo, cavolo, ha dei compensi che sono proporzionati a quello che effettivamente uno fa, non sono campati per aria. Molto divertente, se rifai una live facci sapere. Sì, certo, come no, se la rifaccio non la faccio così la faccio sempre con un posterino, qualcosa che la introduce, perché mi piace essere teatrale e scenico. Però ecco, il discorso degli stipendi mi fa tristezza, perché comunque io pure in Italia ho lavorato, ma non per colpa di qualcuno, ma perché quelli sono i soldi che hanno a disposizione gli studi e le persone. E questo mi mette tristezza, perché
un conto è che tu ti alzi e vai a lavorare sapendo di guadagnare una certa cifra, per quanto possa essere bello il progetto, l'amore per il progetto. Io ho dovuto lasciare un paio di esperienze perché comunque per colpa di nessuno, ripeto, ma i soldi non erano sufficienti a pagarmi un affitto, quindi di conseguenza non potevo proprio conciliare le cose e mi è dispiaciuto perché alcuni progetti a cui ho dovuto rinunciare erano molto molto belli e avrei voluto lavorarci fino alla fine, però cioè quando arrivi al binomio ok, o lavoro o sto sotto e sto sotto un ponte o mi cerco un altro lavoro cercando di capire effettivamente se riesco a guadagnare di più e lì non penso sia neanche un discorso di pensare ai soldi ma di avere un minimo un compenso congruo a quello che è il fatto che tu ti sieda per 8 ore al giorno in un posto o se devi prendere dei mezzi qua per fortuna ecco una cosa Dublino tra l'altro come vivere a Dublino c'è una community che si è creata nell'animazione fra i vari studios sì e anche sì c'è Dublino è molto bella, è molto piccola perché dovete immaginarvela come una città medio grande italiana, nel senso che dovrebbe avere penso 400.000 abitanti l'ultima volta che avevo visto su Facebook, che poi magari tra quelli censiti e quelli non arriva a 1 milione, però tenete conto che in tutta l'Irlanda sarebbero tipo 4 milioni, anche perché l'Irlanda c'è Dublino, le varie città e in mezzo è tutto verde, è tutta campagna come si dice da noi. Dublino è molto bella perché è molto vivibile. Io lavoro a 15 minuti da casa, è piccola, tu in un'ora la buchi, vai da una parte all'altra, in un'ora e mezza a piedi, tra virgolette. Quindi è molto carina. Come dicevo prima, il clima è... Metti che vabbè piove un pochino più spesso rispetto a un bel po' più spesso rispetto da noi, però non è la pioggia inglese, ma è una pioggia che magari sta 5 minuti, poi se ne va, poi viene. E quindi è molto molto bella. C'è una community, per esempio, noi di Brown Bag di Boulder siamo gemellati, soprattutto gli italiani ci ritroviamo. Abbiamo le nostre chat, ci incontriamo il sabato a casa nostra, o da, per esempio, facendo un paio di nomi, c'è Chiara di Benedetti? Sì. Chiara Benedetti, no, di Chiara Benedetti, non lo so, perdonami Chiara. Benedetti, ok, mi confondevo. C'è Chiara con Giuseppe, il ragazzo Giuseppe dell'Olio, Giovanni Arturi, Greta che sta rispondendo qui in chat, Irene Martini. Ottavio, Roda, insomma siamo un po' di persone tra noi e di Brown Bag e Boulder Media che ci frequentiamo spessissimo, anche perché ci amiamo tanto poi. Che ci amiamo, mammine pancine. Tra l'altro quando siamo andati in giro con il Bed and Breakfast eravamo tutti quanti noi tra Boulder e Brown Bag e mi piace molto questa cosa, cioè, si è creata questa sorta di piccolissima community dove se ognuno di noi fa qualcosa lo scrive in chat e poi si organizza, si vanno a vedere mostre, manco tanto, si fanno mangiate più che altro, si gioca a Zombicide, insomma, si sta insieme tra di noi e questa è una cosa fighissima. Aspetta, un paio di domande. Immagino che, ecco, con la tua esperienza all'estero ti piacerebbe magari in futuro tornare in Italia e aprire uno studio? Bah, tornare in Italia e aprire uno studio non lo so, a me di aprire uno studio è uno dei miei pallini, ma non so se lo aprirei in Italia, cioè se le cose non cambiano a livello fiscale come lo apri uno studio? Può venire pure appunto nonno Glen Keane, ma a livello fiscale se lo mangiano, quindi non so se lo aprirei in Italia, probabilmente da qualche altra parte sì, mi verrebbe di aprirlo. Io devo fare 32 anni a ottobre, quindi sono pseudo anzianotto rispetto a molti di voi che conosco. E quindi questo, Dublino è molto molto carino, mi piace veramente tanto. È un'eterna primavera-autunno, nel senso che fa sempre 15-10 gradi. Anche l'inverno non è quasi
per niente freddo, soprattutto non è il freddo come magari potremmo concepirlo noi o pensarlo noi di una città così a nord. Non c'è un clima rigido né in estate né in inverno, quindi una sorta di media temperatura quasi tutto l'anno, con ovviamente, qua non vi dico, quando ci sono stati, cos'era, luglio, c'è stata la, da loro considerata heat wave, che ci sarebbero stati 28 gradi, ci è arrivata addirittura l'email al lavoro con dire tenete duro, stiamo spingendo i condizionatori al massimo, e c'erano tipo 28 gradi, ma neanche, non c'è neanche arrivato, e avevano messo i condizionatori a 13-12, che faceva freddo, li voleva ammazzare. Quando entro in questi discorsi io ho sempre un misto di ispirazione sognante, deprimente e sconforto. No, lo sconforto no, perché tanto, come dicevo prima, ognuno c'ha la sua storia, quindi cioè, io, diverse persone magari mi hanno scritto che tu che sei arrivato, che ce l'hai fatta, ma no, ma assolutamente no, cioè per quello che voglio fare io me ne devo mangiare ancora di pane, non ho assolutamente la sensazione di essere arrivato da nessuna parte, anche perché sono molto 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 contento delle cose, di come si sono evolute, da come sono partito e di come sono arrivato qui, ma non ho assolutamente la sensazione di essere alcunché. E per cui nessuna depressione, non so il nome, ma Bradir, che lo leggo dal nickname. Quindi pensa solo che tu hai la tua storia, è capace che ci sono tantissime storie di persone nei vari ambiti che hanno cominciato tardi o che sono arrivati, non dico per gioco, ma sono arrivati in tutt'altro. Io ho studiato fumetto alla Comics, ho fatto videogiochi e mi ritrovo a fare animazione. Per cui è il mio sogno da piccolo era fare animazione. Quindi non l'ho presa mai come un dire, oddio, adesso sto facendo le macchine con Interactive Project, facevamo giochi di macchine e lo farò per tutta la vita. L'ho considerata un'esperienza molto positiva, anche perché mi ha regalato alcune delle esperienze più belle che ho vissuto. Siamo andati a San Francisco, abbiamo partecipato a una finale della Game Connection con il nostro primo gioco, sono andato alla Gamescom da esibitore, cioè mi sono tolto delle soddisfazioni che pensavo di non potermi togliere con una realtà del genere quando appena ci sono entrato. E poi tutta quell'esperienza mi ha fatto curriculum, perché comunque lì io ho fatto anche l'art director e sul curriculum mio risulta essere che ho un'esperienza di art director. Quindi ecco, non c'è da considerare il fare un'esperienza e sentirsi bloccati in quella, oppure avere tot anni e quindi essere vecchi per poter fare. Una volta, non faccio il nome, ma in un workshop una persona molto molto conosciuta nell'ambiente del disegno / fumetto ci disse che, ad esempio, per l'animazione se si aveva più di 25 anni si era già vecchi. Sto cazzo. Magari molte persone le hanno creduto, io non le ho creduto e sono qui che ho cominciato a fare animazione a 31. Quindi non c'è una data di scadenza per fare le cose. Cioè non voglio fare discorsi del credere nei sogni, queste robe qui da New Age, però manco farsi abbattere da cose che non esistono, ecco. A proposito, probabilmente sconforto. In Italia se hai 30 anni ti guardano come se avessi la lebbra, ma sai che no? Da voi c'è questa di ripugnanza per gli uomini. Sai che io questa esperienza non l'ho avuta né in Italia né qui. Anzi, quando lavoravo da Brain the Box, per esempio, quando sono andato lì, io ero il più grande, nel senso che sia il fondatore che le altre persone che ci lavoravano, sono tutti ragazzi poco più che ventenni, eppure ci ho lavorato, perché di mio portavo un'esperienza nei videogiochi, magari avevo qualcosa che loro cercavano, quindi qui no, qui assolutamente no. Cioè, se
poi voglio dire, ho 30 anni, fossimo dei calciatori, fossimo degli sportivi, dico, vabbè, anche lì però, cioè, io che un po' seguo il calcio mi fa tristezza e mi fanno ridere quando magari un giocatore arriva in una squadra a 30 anni e è finito. Oh, 30 anni sono niente. Quindi a maggior ragione in un discorso in cui devi usare le mani e la testa. Cioè, che vuol dire avere 30 anni e rispetto a uno che ne ha 20? Cioè, tu magari dici, ma se quello di 20 anni è bravo e quello di 30 magari ancora non ha lavorato da nessuna parte, no, sti cazzi. Cioè, io dovessi assumere una persona, non sto a vedere se ha 20 anni. Magari a 20 anni è bravo, ma mi fa le cazzate, poi devo stargli appresso fino a che ne fa 25. Quindi, cioè, no. A me è stato detto, peccato che hai 28 anni all'epoca. Ma hai incontrato un coglione, cioè... Sì, ovviamente non stavo facendo un discorso che non era proprio legato a quello che hai detto tu, ma in generale. Se hai trovato una persona che a 28 anni ti ha detto peccato, vuol dire che è una testa di cazzo. Cioè, non... probabilmente affosserà il progetto in cui è, o non lo so. Però ecco, 20 anni sono niente. Stasera comunque non voglio fare nomi, ma conosco un fumettista molto molto famoso che ha cominciato a fare fumetti ed è diventato un gigante nel fumetto e ha cominciato passati 30 anni, non avendo fatto manco una scuola. Cioè, voglio dire, sono talmente soggettive le dinamiche del presentarsi e del venire assunti che non trovano riscontri oggettivi nelle cose. Come ho detto prima all'inizio, quando uno manda un curriculum, un portfolio, il 90% lo fa il mood e quello che sta cercando la persona che lo visualizza. Cioè, dimenticatevi del fatto di essere voi inadeguati o di sentirvi poca cosa se per caso doveste venire scartati durante un colloquio. Non vuol dire niente, vuol dire, potrebbe essere che tu il prossimo colloquio, come ho detto, io quando ho mandato la prima application qui a Brown Bag non mi hanno fatto manco fare il test, probabilmente perché quelli che hanno visionato il primo progetto era per un progetto nella quale io col mio portfolio non rientravo al 100%, oppure avevano trovato qualcuno che rientrava di più. E il secondo colloquio l'art director ha detto, ma perché non l'avete assunto l'anno scorso? Quindi deresponsabilizziamoci su questo punto di vista, perché comunque stiamo sempre parlando del mostrare una cosa come le capacità di disegno, che sono, va bene l'oggettività della tecnica, delle skills, ma sono legate troppo ai progetti. Io posso anche essere un maestro dell'anatomia, posso anche essere Riccardo Federici, ma se mando un portfolio qui mi dicono che ci facciamo. Come posso essere Sergio Pablos e magari mando alla guerrilla, sì, sei un mostro in quello che fai, ma che ci serve qua? Quindi questo. L'animazione, il fumetto, i videogiochi sono tutti ambiti creativi nella quale l'essere presi in un progetto è dipendente da quello che il progetto richiede. Mi ripeto tantissimo, ma mi piacerebbe davvero... No, cazzo, scusa. Vedete ancora lo schermo? Perché mi si era staccato, però penso di sì. Ora controllo da YouTube, che è leggermente in ritardo. Comunque sì, non sono assolutamente... Non è colpa di nessuno, non è colpa vostra, non è colpa di chi manda il portfolio se per caso non viene preso. Non ci sono colpe. C'è semplicemente il provare e riprovare.
e ovviamente nel frattempo migliorarsi, chiaramente. Cioè tu mandi un portfolio ma devi pensare al prossimo oppure a rifinire quello che hai fatto, cioè funziona così in maniera abbastanza organica la cosa, finché non vieni assunto da qualche parte tu stai lì e ti fai il portfolio o workshop, formazione, insomma, o comunque lavori anche da qualche altra parte. Non è assolutamente dipendente da nessuno. Poi altre cose non so, vi lascio. Allora, e quanto conta la scuola? Cioè è importante che tu esca da qualche scuola? No, cazzo proprio. La scuola non conta nulla, anche perché tu puoi fare la Comics, puoi fare la Nemo, puoi fare qualsiasi scuola molto famosa sul territorio ma che fuori dall'Italia è niente. Sì, esatto, magari fai la CalArts, ma lì è diverso, lì è già proprio è proprio un terreno di formazione per la Disney, quello è proprio è un discorso a parte. Ma da noi, cioè, da noi, con le scuole... No, serve a te, serve magari al fatto che nel cielo di praticamente lei era una, credo fosse una studiosa di biologia o roba esatto, super figa, ha deciso di fare la Rigger. Sì, 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 no, no, la scuola serve a te, nel curriculum serve relativamente, serve a far capire che magari sì, hai seguito dei corsi e che basta. Perché magari sei autodidatta e ti chiami, che ne so, Garnido, e a chi gliene frega niente della scuola che ha fatto. È più importante appunto quanto tu sappia fare. Parla quello. Ripeto, tu, mettendoti tu nei panni di chi ti osserva, vorresti vedere, cioè andresti a leggere la scuola che ha fatto una persona o comunque se quello che vedi ti colpisce, cioè nella tua mente quanto influirebbe? Probabilmente quella è la risposta. Mettetevi sempre nei panni di chi vi deve assumere, cioè chi se ne frega se hai fatto la Gobelin o se probabilmente vanno a fare sì sì sì. Conta come il 2 di picche fino a un certo punto. Io non lo vedrei, ecco, non è un aspetto di cui io terrei conto. E poi le HR hanno tipo 5 minuti per visionare portfolio e il curriculum, guardano forse per vedere quanti anni di esperienza totale. Esatto, poi la prima scrematura di curriculum generalmente le fanno le risorse umane non è che ne capiscano tanto di scuole, di tecniche. Le risorse umane vedono l'attinenza, perché poi devono passare il tuo curriculum e il tuo portfolio all'art director. Magari trovi quello che l'ha frequentata alla tua stessa scuola e dici: ah, che figo, pure tu hai fatto questa scuola, ma ci si ferma lì. Sì, ma poi le scuole italiane, per quanto possano essere simili a quelle straniere, non hanno lo stesso percorso serio. No, su questo anche lì ti smentisco. Stasera Carmine blasta le opinioni. Perché, esperienza personale da quando sono qui, le nostre scuole hanno una formazione culturale che non ce l'hanno, secondo me, manco alla CalArts. Cioè noi a livello di cultura generale e di approccio... No, vabbè, sto esagerando. Però noi, c'è gente che qui non conosce Tiepolo, non conosce Klimt, esperienza personale, non sto parlando a Vanvera. Questo tu dici sì, ma è cultura generale, può valere fino a un certo punto. Ma per me è importante, cioè io se valuto una persona valuto anche quanto conosce. E per cui c'è gente che qui ha fatto dei percorsi di formazione molto più tecnici magari. Però questo non vuol dire che le nostre scuole non siano serie. Le nostre scuole certe volte sono un po' troppo massificate, per cui poi si perde un po' il fine.
di formazione. Però ecco, non penso che ci siano, che ci sia tutto questo divario tra le nostre scuole e quelle. Dipende da come la prendi tu. Se tu frequenti la comics e quando arrivi a casa te ne sbatti il cazzo di andarti a studiare le cose tue, di essere tu informato, cioè la cultura ce la facciamo noi e il percorso ce lo facciamo noi. Il professore, per bravo che possa essere, finisce quelle ore e poi non è sua responsabilità o della scuola se tu non vai avanti. Quindi no, non mi sento di dire che le nostre scuole fanno troppo schifo. Io ho frequentato sì la comics e basta, però sono, ho sempre conosciuto poi insegnanti, persone che ci insegnano, ci lavorano. Su molte cose è la tua voglia che determina quanto... Allora... Molta gente non conosce Maltoschoolism, dice Irene, esatto. Sì, qua quando... Esatto, ragazzi. Perché noi siamo... Allora, ora dico una cosa. Noi, secondo me... Smetto un secondo di disegnare perché sennò non ci riesco. Noi, secondo me, col fatto di internet, siamo bombardati di informazioni e rispetto agli altri paesi, delle altre culture, siccome nel nostro DNA italico ce l'abbiamo l'estro, ce l'abbiamo lo spirito artistico, siamo ossessionati dal fatto di... già da 15 anni dover essere chissà chi e dover conoscere il mondo, che nella media delle persone ne sappiamo a pacchi più degli altri. Io scommetto che se prendo un 18enne, un 20enne di quelli che conosco su Facebook e prendo una persona di qualsiasi altro paese che lavora qui da anni, quello italiano ne conosce molto di più di cose, magari non a livello di, come posso dire, di management del lavoro, della pipeline, però a livello di cultura, secondo me, noi ci mangiamo un po' chiunque, e che siamo ossessionati da questo complesso di inferiorità che abbiamo verso il mondo, perché nel nostro paese magari non ci sono le opportunità che hanno dall'altra parte. Ma io penso sia più una questione di essere nati dalla parte del mondo giusta o sbagliata, non dell'essere noi delle pippe confronto agli stranieri. Cioè, considerate il fattore americano. Se tu nasci in California, a pochi passi dagli studios più famosi del mondo, ma avrai 100.000 volte più possibilità di essere preso in Disney, a DreamWorks o negli altri studio anche di cinema, così, rispetto a un italiano, ma non per la bravura o per la tecnica, ma per la geografia. Perché comunque lì c'è l'ostacolo della visa, c'è l'ostacolo della lingua per molti. Quindi, ecco. Spiegaci un po' sta cosa delle risorse umane, quanto contano. Io mi sento sempre indietro eoni rispetto agli americani. Ma non è sentirsi indietro, è che lì il mondo funziona in maniera diversa. Ma non è colpa nostra che siamo indietro. Non è un demerito nostro, è che le cose lì, diciamo, fuori dall'Italia funzionano un po' più in concreto. Noi siamo molto più, diciamo, molti più giri, siamo molto più fini, molto più acculturati a livello medio, anche in termini, non parlo di cultura proprio scolastica, ma parlo di settore. Cioè, prima c'era Emanuele Pace in chat, lui mi sembra che abbia 13 anni. Eppure io lo conosco già come disegna, lui da quando aveva 12 anni, perché con ottamboli, con cose così. Io non vedo qua ragazzini di 12 anni che pensano, che hanno la Cintiq, che pensano al lavoro, che conoscono i nomi di fumettisti. Cioè, noi siamo proiettati verso un modo di interpretare le cose molto accademico, molto competitivo. Abbiamo la fame, quella che si dice la fame. Io qui certe volte vedo le persone anche con ruoli più alti che dormono, ma non semplicemente per una questione culturale, perché qua le cose si fanno molto più concretamente. L'altro giorno mio collega mi ha chiesto chi era Michelangelo e ti dico che è successo anche a noi a un workshop. C'era Carl Gnas che faceva degli esempi, stava citando Tiepolo, Michelangelo, la gente prendeva appunti sul nome di Michelangelo.
Oppure non sapevano chi fosse Tiepolo. Ora, vabbè. Allora, l'altra volta, esatto. L'altra volta ho fatto uno skill sharing. Cioè, scusate se intanto mi sono fermato col disegno, ma mi avete infervorato. L'altra volta stavo facendo questo skill sharing. E quindi stavo cercando. Tra l'altro, abbiamo promosso Ye Glory. E quindi stavo cercando di spiegare un po' il mio processo creativo, quindi non stavo insegnando niente a nessuno, stavo semplicemente facendo vedere come lavoro io su determinate cose. E per spiegare le simple shapes, le forme semplici, e cercare di far capire che io parto dalle forme semplici e poi le trasformo in volumetriche, perché così è molto più facile, ho fatto l'esempio del tappeto di Aladdin. Il tappeto di Aladdin in uno studio di animazione, e su 15 persone 10 non sapevano di cosa stessi parlando, quindi cioè, capite dove voglio arrivare. Non siamo noi che siamo indietro, è che in Italia le cose funzionano in modo diverso. Non a caso quando tu vai fuori, io qui ho trovato 20 italiani, adesso stiamo crescendo, quando vai nei vari studios trovi il core di artisti italiani. E che ti devo dire? Da noi non funzionano le cose, si va fuori. E quando noi andiamo fuori abbiamo molta più fame delle persone che invece hanno tutto lì pronto e servito, tra virgolette, e alla portata, ecco. Come fai a non sapere chi è Michelangelo? Questo chi è la tartaruga ninja? Però è chiaro che loro sapranno la storia del proprio paese, perché ogni storia... Sì, vabbè, ovviamente, ma pure io conosco George Washington, conosco Robespierre, conosco un minimo di cultura generale anche degli altri paesi che non sono il mio. Non conoscere Michelangelo e stare in uno studio di animazione, porca puttana, cioè, mi fa gelare il sangue. No, non è quella. Ma perché siamo disperati? Carmine, quanto life drawing fate? Stiamo cercando di spingerlo. Stiamo cercando di spingerlo perché facciamo, è vero, i workshop che sono anche pagati da Brown Bag e tutto quanto, ma life drawing vero e proprio fuori dal workshop si fa... niente. Cioè, stiamo cercando col 2D Comedy di fare degli appuntamenti settimanali o di skill sharing. Però ecco, siamo arrivati noi italiani da qualche mese a dire, qua non si disegna, a parte il lavoro. Addirittura, cioè, non voglio parlare male, che poi magari mi vanno a tradurre la cosa e mi licenzio. Mi vanno a tradurre la live e mi licenzio. Però... si è fatto fatica anche a raggiungere il numero di persone per raggiungere il workshop di Carl Nass, gratuito. Cioè, cosa che se magari viene lui a Roma, la gente paga 400 euro per una giornata. È che noi siamo su un altro... cioè, non siamo allineati su diverse cose. Tu il life drawing l'avessi messo nel portfolio? No. No, come dicevo, il portfolio non è una cosa artistica, non è un portfolio di belle arti in cui tu fai vedere davvero natura morta, fai vedere... Non frega niente a nessuno. Cioè, il life drawing lo metti nei personaggi che crei, casomai. Nel senso, fai fare la gesture ai tuoi personaggi, fai fare le pose, fai fare l'attitude ai tuoi personaggi. Che poi ci metti una piccola sezioncina, magari su 10 slide ce n'è una, boh, per dire, ma tanto si vede se lo sai fare una cosa. Cioè, se fai un personaggio ed è statico, non me ne faccio niente che sai fare una modella nuda, e viceversa, se il tuo personaggio già di suo mi dà il senso di vita, penso che tu sappia fare anche life drawing, quindi sta lì. Insomma, quando avrete le modelle e i modelli nudi? Non lo so, perché qui c'è Skillnet Animation, che comunque... no, Animation Skillnet, che comunque abbiamo una sorta di collaborazione, chiamiamola così,
per quanto riguarda workshop, e quindi può essere, qua c'è anche la Soul Art Gallery, che è comunque un posto dove il martedì e il giovedì fanno disegno dal vero, 10 euro o 2 ore, e i modelli e le modelle sono veramente bravi, e stiamo cercando appunto di organizzare qualcosa settimanalmente, mensilmente, insomma una roba del genere. Per i portfolio, avere il life drawing è sempre buono, sì sì, ovviamente, sì, è buono, però ecco, se tu lo fai vedere nei personaggi, do per scontato che lo sappia fare anche con un modello nudo. Poi dipende anche dal ruolo che applichi. Esatto, per storyboard, story del gesture, drawing, dal vero serve, è ovvio. È chiaro. Però se già di tuo, in un portfolio, dimostri di saper disegnare... Cioè, se i tuoi personaggi vivono, è quella la chiave. Che poi siano modelli nudi o sia un personaggio dalle proporzioni più cartoon, tanto si vede quanto sei poliedrico, da come metti, almeno io me ne accorgo se una persona ha fatto un personaggio perché ha copiato una cosa o l'ha fatta perché l'ha creata con le linee, quindi ecco, penso che è utile, ovviamente, cioè nessuno ti dice che schifo hai messo il left drop, cioè, però non è un aspetto, non è una roba di produzione, ragazzi. Non è una roba di produzione, barra non è una roba che sei obbligato a mettere. È una roba che se ce l'hai ha il suo peso, nel senso che va bene, però io per esempio non l'avevo messo. Avevo messo il gesture drawing, ma un po' cartonizzato, quello che ho su Behance sostanzialmente. Quindi dipende un po' per cosa applichi, ma soprattutto... Se no lo puoi... chi è che vede il portfolio, onestamente la mano la riconosce dietro un personaggio, dietro uno sfondo. Quindi io a Milano faccio super fatica a trovare posti dove fare life drawing senza svenarmi. No, qua invece ci sono i posti, ce ne sono un paio, tra l'altro faranno a breve dottor sketching. Intanto riprendo un po' il disegno che lo avevo trascurato. Sì, anche comunque tra un po' mangiamo, quindi se ci sono facciamo una cosa. Quanto ancora? Una ventina di minuti? No. Neanche, facciamo 10. Dai, se avete domande, le ultime domande le rispondo al volo, se no sono le 21.13 alle 21.25. 12 minuti. Alle 21.25 chiudo. Quindi attendo domande, nel frattempo porto avanti questo... No, ancora non stanno scrivendo. Cerca su YouTube Croix Café per fare life drawing. Sì, esatto, ci sono anche dei posti internettiani. Ma perché è così? Aspetta, ho sbagliato. Sbagliato. Ok. Un paio di passaggi a vuoto perché mi sono dimenticato prima di fare delle robe, non gli avevo dato un fondo abbastanza scuro. Comunque no. Ecco perché era bassa la pagina, quindi non era però aspetta, no, ok, vabbè. Sì, era solo per fare un po' di roba. Ciao Carmine, ragazzi, tutto. Ciao Edoardo. Alla prossima. Ok. Ti sono piaciuti i nuovi DuckTales? Non li ho visti. Non li ho ancora visti. Non lo so. Vedendo, mi sembra che ho visto mezzo trailer. Sì, direi di sì. Poi, vabbè, i DuckTales mi piacevano già quando ero piccolo. Anche perché erano Indiana Jones fatto a paperi, quindi sì, mi piaceva. Bella chiacchierata comunque, grazie Melissa. Te, Gloria, se sì. Cosa? Che vuol dire?
Carmine, guarda animazione adesso. Ah, io... animazione che intendi? Occidentale, manga? Perché adesso stiamo guardando, abbiamo visto, ci siamo rimessi a vedere Ranma, che l'abbiamo visto entrambi mille volte, ma certe volte, non avendo qui l'antenna della TV, abbiamo Netflix, la TV con YouTube, cioè la Smart TV che ha le cose con YouTube, quindi ci guardiamo un po' di serie, abbiamo visto qualche puntata di Cowboy Bebop. Stavo cercando di fargli rivedere sia One Punch Man che Kill la Kill. Sì, però Kill la Kill non c'aveva il sottotitolo io, manco in italiano, è un po' una palla vederlo in quel modo. In generale, sì, ecco, appunto, certo guardo animazione al cinema, siamo andati a vedere, vabbè, roba della Disney. Stavo facendo vedere Steven Universe e poi anche, come dice Melissa, Gravity Falls, che è molto figo. Io l'ho visto, no, mannaggia lui. Sì, ho visto qualche puntata di Rick e Morty, però... Devo dire che sto dedicando parte del mio tempo libero alla chitarra, perché alla soglia dei 30 anni ho capito che non potevo disegnare al lavoro e disegnare a casa tutti i giorni, per cui ho deciso di prendermi un hobby che c'entrasse niente col disegno, perché per svagare un pochino, avere anche qualcos'altro a cui pensare, tipo domani mi guardo con l'accordo, e PlayStation 4, cioè... quindi... Più in generale, ecco, sto facendo questa roba qui, chitarra, PlayStation, non sto particolarmente dietro all'animazione in questo momento, che c'entra i grandi film, cinema, quelli sì, ma animazione in serie, cosa abbiamo visto però? Abbiamo visto più che altro serie TV in questi ultimi periodi. Non è un periodo in cui sto guardando animazione. Io questo quasi quasi poi me lo conto. Tutti i film usciti da qui a 3-4 mesi sicuramente abbiamo visto. Comunque. Queste. Su un altro paio di ombrette. Guardate BoJack Horseman, ma è... Abbiamo cioè almeno io ho la home invasa di post su BoJack Horseman. E sicuramente lo guarderò anche solo per capire che cos'è la cosa di cui tutti parlano. Più che altro per quello, perché ti dovessi dire a me io sono sempre stato... Ho sempre guardato un po' lo stile, è una mia pecca, sia nel fumetto che nel... Se una cosa non mi attrae a livello stilistico, difficilmente o la leggo o la guardo, ed è un limite fortissimo che ho. Per cui a me BoJack a livello stilistico non mi piace granché, almeno a vederlo dai frame, dalle cose che dico, ma lo vedrò comunque perché è come Game of Thrones, cioè non so... Sto cercando di fare slalom di spoiler anche con quel, per me è una lotta su qualsiasi cosa, non puoi rimanere indietro di niente, anche se BoJack è avanti con le stagioni, quindi è colpa mia, però che palle, devi essere aggiornato su tutto, se ti perdi una serie, madonna. Ma quella è la... BoJack ha una storia particolare ma ti prende quel tempo. Sì, ma... che devo... Ce li avrò anche io dei difetti. No, lo so, guarda, io per esempio, mi sarebbe tanto piaciuto leggere Sandman di Neil Gaiman, il fumetto ovviamente, e non ci riesco, cioè che palle, è un limite, non riesco a leggermelo perché non mi attira stilisticamente, quindi non... Veramente faccio fatica a leggere o a vedere cose che non mi piacciono stilisticamente. Quindi, bannatemi. È peggio della pizza con l'ananas, che vi devo dire. Comunque, la cacca la fa chiunque. Noi abbiamo... Ho il tuo stesso problema con Sandman. Ma pure il blazer. Il blazer, penso che Constantine, il blazer, è uno degli incipit di fumetto
più fighi che mi possano colpire, con il fatto di demoni, demonologia, lui che è una sorta di angelo caduto, insomma. Sono riuscito a leggere soltanto il numero disegnato da Sean Murphy, perché quello è figo. Oppure, e gli altri no, oppure The Walking Dead. Finché l'ha disegnata Tony Moore, la prima, primo capitolo, a bomba, l'ho comprata anzi per quello. In libreria ho visto i disegni e l'ho comprata. Ma poi quando l'hanno disegnato gli altri, no. Ho il motivo per cui non riesco a seguire Marvel e DC, perché c'hanno talmente tanti disegnatori, anche nell'ambito a volte della stessa saga, che mi rompe. Magari mi piacciono 10 pagine e poi le altre 10 non mi piacciono. Cioè non ce la faccio a leggere solo la storia e a isolarmi dal tratto. Una cosa che nella mia... Dovrei essere più maturo su questo punto di vista, ma non ci riesco. Cioè, mi fa piangere. Cioè. Comunque, ragazzi, è stato un piacerissimo stare con voi. Spero di avervi fatto compagnia. E... Lo so, il disegno alla fine è stato veramente secondario. Poi io non sono multitasking, quindi ho disegno, parlo, insomma, non riesco a fare benissimo le due cose insieme. Ma appunto l'ho chiamato Sketching Café proprio per questo, che volevo giusto schiacciare qualcosa. E... Ciao, Chiara, ho sentito silenziosamente, ma ti ringrazio. Ti ringrazio anch'io, Chiara. E per cui vi lascio qui e spero a breve di farne un'altra, magari ne facciamo una con argomenti specifici. Se intanto voi che avete seguito avete tipo delle domande, delle cose che ci sono sfuggite oggi e le vogliamo mettere per la prossima live, o se qualcuno che guarderà la live successivamente, chissà, avesse delle domande, o le scrive sotto i commenti, oppure tramite Facebook, voglio dire. Quindi questo, grazie a tutti. Ciao! Buona serata anche da Gloria. Noi andiamo a mangiare e devo capire come interrompere la live. Basta che chiude and go. Basta che chiude and go. Dove si chiude? Ma lo sembro tipo... Cioè, avete presente i vecchi che tipo usano per la prima volta il telefonino e tipo il nonno che ti chiama e poi dice alla nonna ma dov'è che si chiude? E ti senti 5 minuti di chiacchierata tra nonno e nonna che cercano di capire come spegnere. Comunque, sarò bellissimo. Quindi a un certo punto non mi sentirete più mentre parlo perché avrò capito come fare. Sì, ma fallo. Ho capito, sì, ma fallo. Ma dove... Ah, interrompi trasmissione. Ci sono quel santone rosso enorme con la scritta bianca. Ciao. Ciao.